Sono Franca Fiacconi, conosciuta per la mia vittoria alla Maratona di New York del 1998, unica donna italiana e ultima atleta italiana a aver vinto quella meravigliosa maratona. Sono stata atleta azzurra e oggi sono allenatore di atleti amatori, sono insegnante di educazione fisica e dottoressa in scienze motorie, specializzata in scienze e tecnica delle attività sportive, quindi mi occupo proprio del settore salute, sport, avviamento allo sport e all'esercizio fisico. E il mio intervento è per aiutare a far capire alle persone quanto sia importante muoversi, fare dell'esercizio fisico, non necessariamente finalizzato alla partecipazione a competizioni, ma esercizio fisico che serve a migliorare la qualità della vita, a spostare l'orologio, il timer della vecchiaia, e a sentirsi bene con se stessi e con gli altri, ad acquisire più forza interiore data dalla capacità di stare bene, di questa sensazione di sentirsi fortemente efficienti. Io seguo tantissime persone, sia persone che vogliono migliorare il proprio modo di correre e vogliono partecipare alle gare, ma seguo anche persone che mi chiedono di insegnargli a correre perché vogliono iniziare a fare questo tipo di attività fisica che non impegna tanto tempo, che si può fare in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo dove ci si trovi e diciamo a qualsiasi ora. E queste persone alla fine di questo percorso con me diventano autonome nel correre. Alcune, l'avviamento viene fatto nel camminare, nella camminata sportiva, perché non tutti possono correre magari per motivi anche di problematiche che hanno, però alla fine di questo percorso le persone mi ringraziano perché mi dicono che gli ho cambiato la vita e meglio, che sono migliorati i loro rapporti con gli altri e che si sentono più felici, e quindi per me questo è una grande soddisfazione. E devo dire che sono ancora poche le persone che si approcciano a questo mondo dell'attività fisica, soprattutto quello all'aria aperta, perché molti pensano di non farcela o che le condizioni meteo in inverno non sono adeguate e quindi magari non riescono ad iniziare, trovano difficile l'alzarsi dal divano. Poi una volta che iniziano invece diventa tutto meraviglioso, anche se un po' faticoso, perché come tutte le cose dove c'è qualcosa da conquistare, in questo caso il benessere fisico, ovviamente ci vuole un po' di impegno, non dico tantissimo come fanno i campioni, ma insomma un bel po' di impegno ci vuole, un impegno con se stessi soprattutto. E quindi ecco, io avrei piacere che le persone ascoltassero questo messaggio, che arrivasse un po' a tutti, ma non solo alle persone grandi, perché io ritengo che l'esercizio fisico debba essere insegnato e proposto fin dalla scuola dell'infanzia, perché i bambini sono il nostro futuro, e quindi se sono già abituati, se sono avviati all'esercizio fisico e poi eventualmente a uno sport a scelta, sicuramente cresceranno meglio, più sicuri di se stessi, ed avranno la possibilità comunque di scoprire mondi che sono quelli dello sport, dove si sta insieme, ci si confronta, e sono mondi dove comunque essenzialmente si sta all'aperto. La corsa viene vista dalla maggior parte delle persone come una cosa difficilissima. In realtà il problema non è insito nella corsa in se stessa, ma il problema è che spesso le persone si approcciano con la corsa con operatori che non sono qualificati, quindi magari non sono credibili, la persona non si sente a suo agio, per cui comincia con il fai da te. Il fai da te anch'esso non porta da nessuna parte, porta spesso al fallimento, perché ovviamente non sono calibrate le modalità di avviamento, che è la parte più difficile, e quindi le persone vedono che hanno una grande difficoltà dopo 500 metri, un chilometro, hanno il fiatone, il cuore a 1000, non ce la faccio, si fermano e ritengono che la corsa sia una cosa impossibile. Invece affidandosi a delle persone qualificate si scopre un mondo veramente veramente
nuovo e meraviglioso, perché ci si ascolta, si sente il proprio fisico che risponde, si conosce meglio il proprio fisico e le risposte del fisico alla corsa, che comunque è vero che è uno sport diciamo che sollecita molto tutte le strutture, il fisico viene molto sollecitato quando si corre, per cui ci sono tutte queste difficoltà, però vengono superate se l'avviamento si fa correttamente e se si viene seguiti bene, perché poi il rischio è anche quello di farsi male, quindi io consiglio alle persone di iniziare, farsi seguire, poi una volta che sono avviate diventano veramente autonome e libere di andare a correre dove vogliono, correre quanto vogliono, perché hanno imparato.